Tra gli effetti collaterali di chi prega con fede e senza sosta, c'è anche la possibilità di un mantenimento della memoria a breve e lungo termine anche in età avanzata, a meno che non ci siano patologie mentali serie. Questo avviene perché la preghiera continua, la quale non consiste solo nelle parole, ma anche nel silenzio interiore, armonizza l'anima ed il corpo. Quest'ultimo, come conseguenza, trova un suo equilibrio omeostatico. Vivendo nella vera preghiera, si tende ad abbandonare le innumerevoli preoccupazioni della vita, nella consapevolezza che Dio è presente in noi e si cura di noi. In pratica, nell'abbandono fiducioso, anche la mente ne trae beneficio, perché è più rilassata di fronte agli eventi e non si intasa con l'eccesso di desideri mondani. Una mente libera non ricerca affannosamente tra i suoi ricordi quelli che più gli danno piacere in quell'istante, ma osserva il loro flusso in modo distaccato, per cui non si stanca eccessivamente. La persona che prega non si preoccupa se non riesce a ricordare qualcosa di utile in quel momento. Sappiamo per esperienza che più ci sforziamo di ricordarci e più energia mentale consumiamo con conseguente perdita della memoria. Naturalmente, il mantenimento della memoria non è il fine della preghiera. Paradossalmente, se la volontà è più distaccata ed orientata alla gloria di Dio, abbandona ogni sforzo e questo può essere molto utile anche per il recupero o il mantenimento della memoria.